benvenuto in Sicilia, Frank. La nostra prima isola. Però direi che la intro la facciamo in cima all'Etna. Ah, una bella camminata. No, in cima no. La solitella però ce la facciamo. Andiamo. Una view un po' più bella. Oh, come dite a casa vostra, tracci tua, era meglio giù la grip. Allora no, sono sicuro che solo ci sia una bella view, ma sicuramente è più comodo rimanere giù. Direi di sì. Io non credo che questa sia la strada principale. E te l'ho detto che ne valeva la pena, te l'ho detto. Devo dire, è stata la cosa più faticosa della mia vita. No. Ma non ho mai visto nulla di più bello. Sai, stiamo per visitare una delle regioni più belle d'Italia. Ma senza dubbio, devi sapere che la Sicilia non offre solamente buon cibo, uno dei più buoni d'Italia, tra parentesi, più vario, ma anche degli ottimi paesaggi. E qui ne hai la prova, no? Comunque, la prima persona che ci farà da guida è il ragazzo di Italy Food Porn Sicily. Sempre, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo tutti i ragazzi di Italy Food Porn, sempre in collaborazione con Giana, un pochetto ce li passo, no? Ci fanno fare da guida. E secondo me ci farà mangiare bene perché andiamo a Catania. Proprio qua sotto l'Etna. Primo posto, dove ci hai portato? Allora, Piazza Trento, siamo al Bar Trento. Ok, strano, Piazza Trento e Bar Trento. È un'istituzione qui a Catania, okay. Ormai il Bar Trento è un paio di anni. Spettacolare, famoso in tutta la Sicilia per granita al pistacchio. Veramente buona, però... Quindi sei la più buona di ogni altra granita che abbia mai preso in vita mia. Sì, sì, surclass, nettamente. Alimentazione naturale, impastate con olio d'arachidi. Poi da quest'anno avete iniziato anche con quelle ai 5 cereali. 5 cereali. Buonissima. Volete assaggiare quelle ai 5 cereali? Se, no, se ce ne porta una o due, okay. Secondo me sono veramente buone. Forse avete capito che mi stai solo a mettere più fame. Tacci vostra. Facciamo una previsione. Quanto pistacchio mangeremo in questo video? Infinito, infinito. Al momento infinito. Sempre, si può fare sempre di più. Mi serviranno più di una a testa. Mamma mia. È spettacolare. Questa è la mia birra. Dici che spacca? È una bomba. È una figata. Cazzo, buona. Buonissima, fresca, ma pistacchio in alto livello. Abbiamo capito che il video sta andando nella direzione 24 ore solo granita. Mandorla tostata. Allora è un classico qua la granita alla mandorla, quindi a Catania è... Minchia. Sono arrivate nuove. Cantalupo. Singing Wolf. Questa è la Detox. Singing Wolf, cantalupo, melone, zenzero, limone, tutto maio, olio d'oliva. Ma okay. Se ne sono accorti che siamo veramente, cioè, posso contare quanto abbiamo? 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sono 12 geni sul tavolo e 46 brioche. Vabbè, è la seconda volta che vengo a Catania, o la terza, non mi ricordo più, e tutte e tre le volte mi ha steso la granita. Ma ricominciamo quello a pistacchio? No, no, sto scherzando, sto scherzando, Ma con la morte delle bestie, io mai non ho visto cose del genere. Stavo rischiando di licenziamento. Sì, granita di pistacchio con sopra crunch di mortadella, e fiocchi di sale di Trapani e pistacchio intero. Bello. È la cosa più buona al mondo. Mamma mia, è buonissima, ma secondo me guarda, una burratina sopra stava a pace. Cioè, pistacchio e mortadella. Il vero food porn. Pistacchio e mortadella chiamano burratina. Scommetto che hai ancora un altro gusto da farci provare. Sì. No. Quello lì è un cratere, lo sai? Vero. Ormai spento, direi. Comunque, la nostra seconda tappa è giù. Andiamo intorno a Siracusa, magari facciamo anche un giro a Modica, che ne pensi? Andiamo. E abbiamo una guida anche lì. Allora, Giuseppe, so che sei un po' teso, sciogliti, mi hai fatto venire fino a Siracusa. Più a sud dell'Italia non potevo venire. Oggi sì, ti ho portato qui dove possiamo ammirare un bellissimo caldo. Un Bello. Sole che ci brucia. Però ti ho portato anche a mangiare tante cose buone. Ok. Tantissime. Cos'è che vedremo oggi? Perché come mi hai detto non vedremo solo Siracusa, ma mi hai promesso un tour del sud entroterra della Sicilia. Allora io penso che tu abbia un po' di... Ecco, esperienza con YouTube, sai come si fa un video? Si parte dal locale un po', così, un po' più basso e poi si arriva alla parte più alta, no? Ok. Ecco, oggi ci abbiamo solo parti alte. Tu quindi mi fa tutto un mazzo tanto su Instagram per andare da Borderi a Siracusa, anzi di preciso a Ortigia,
E mo sono stato chiuso? Guarda che tu stai parlando di un'istituzione che ha tradito anche me oggi. Ma cos'è di particolare? Cioè, perché mi ci hai riportato? Anche perché ho visto tutti i video su YouTube, quindi è abbastanza famoso. Allora, noi siamo venuti qui per cercare il signor Borderi e la sua simpatia. Oggi il signor Borderi e la sua simpatia sono scappati per un matrimonio, ecco, quindi... Hai visto? Fuga d'amore. Oh, fuga d'amore, cavolo. Altro che catering. Lo so che di fianco l'hanno emulato. Sì. E fa la stessa cosa per tutti i tipici. Però, ecco, con meno simpatia. Meno simpatia. Dai, ce la portiamo nella simpatia. Guarda quanto sei simpatico, te vedi. Ti allego con le mani in tasca. No, scherzo. Non so come mettermi, giovi. Qui da Burgio questo panino è un'istituzione, abbiamo provola, caciocavallo fresco, coppa di nebrodi, pomodoro secco, finocchietto, guardate qua che olietto. Ma cos'è che troviamo a Siracusa? Cioè cos'è che troviamo proprio nel sud della Sicilia? Allora, Siracusa diciamo è il posto in cui convergono tutti i piatti più tradizionali e tipici siciliani. Già questo ho sentito i pomodorini secchi, sono una bomba. Dimmi cosa ne pensi. Allora a Siracusa ne fanno, A Siracusa spingono. Sì. Ti regalo. Grazie. Puoi assaggiare. Qui c'è troppa roba. E poi oggi mangeremo un botto. Frank, benvenuto a Palermo. Oh. Abbiamo come guida Riccardo che sta arrivando. E ci facciamo un giro per Palermo, proviamo qualche cibo tipico e dopodiché ci porterà a Piana degli Albanesi a mangiare uno dei cannoli più buoni del mondo. Figo. Quando era l'appuntamento? Quando era l'appuntamento? Com'è? Appuntamento 10. Riccardo, ti stiamo aspettando e più che altro che poi si fa tardi per arrivare a Piana eccetera, cioè non vorrei fare tardi durante la giornata e poi viene il buio. Ah, in tutto non arriva. C'è te lo buca fortissimo. E niente, passata mezz'ora andiamo, Fra. Ti farò io da guida, che te devo dire? Metto la guida? A Palermo ci sono stato, qualcosa la so. Facciamo già i piatti più buoni. Se mi devo fidare, andiamo. Riccardo, so che stai guardando questo video e devi sapere che hai preso il posto di tantissime persone che mi hanno scritto qui a Palermo e non si fa, non si dà a buca, soprattutto in questo format. Io vengo qui per valorizzare la tua città e tu mi dai buca, non ti svegli. Non si fa. No, di là, scusa. No, è di là in realtà. Che guida che sono, Minchia. Allora Giovanni, siamo tornati in questa zona di mare, siamo sempre qua a Ognina. Perché ti ho portato nel posto che è storico qua a Catania. È famosissimo. Famosissimo. Anche perché me l'hanno scritto tutti su Instagram. È un'istituzione, però ti ho portato qua perché il mio pezzo preferito da mangiare di rosticceria è la cipollina. Ok. Secondo me è la più buona di tutta Catania. Ne ho assaggiate diverse, considera mangio cipolline veramente da quando ero nella pancia di mia mamma. Ok. Allora. Quanta roba ci avete fatto prendere? Ma ti ho detto prima delle cipolline, quindi le abbiamo per forza prese. Poi anche due arancini a raggio. Questi sono importanti, tutto molto importante. Io direi che insieme alla cipollina bella caldosa. Ok. Mamma mia, che Madonna quanta roba te. Madonna quanta roba. C'ha sorpresa qua, guarda la cipolla. Mamma mia. E questa è una bella maialata, Stai mangiando? Vai. Aspetta, questi servono per asciugare le lacrime dopo che la mangi. Perché? È perché di emozioni. Ah. Vabbè, lo accetto. Quindi mi raccomando. Ti sei preparato la battuta? Ovviamente. Ok. Buonissimo, cavolo. Cocco. Frank, questa parte di mangiare. Ne prendiamo altri 20. Allora, la cipollina già di sua è spaziale. Però questa, vi ho detto, è la più buona di Catania. Aspetta. No, raga, ma non ho mai sentito una cosa del genere. Cioè, da qui è tutto in discesa. Beh, spacchiamo questi? Sì, sì. Allora, uno si è già spaccato. Classicone, arancino al pistacchio, perché in questo video abbiamo capito che de pistacchio ce ne intendiamo. Madonna, che bello. Guarda qua. Frank, dividiamo. No, io do io un morsetto, perché sono gentile. A mio figlio lascio tutto. Spettacolo. Che buono. Oh, sono sincero. È buonissimo. Uno dei arancini migliori della mia vita, ma. Quanto era più buona la cipollina, raga. Vabbè, però questo è bestiale, è super cremoso e poi è pieno di mortadella dentro. C'è uno proprio i pezzettini di mortadella. Per me la cipollina ha spaccato tutto. Bravo. Ragù. Ragù. Classicone, dai. Guarda qua. Come spacco io gli arancini, non spacca nessuno. Che roba. Questa
da quei 10 volte più buono. Cioè questo è 9,5, quello di Piala gli do un 8, la cipollina 10. Allora, considera che l'arancino nasce a ragù, quindi è questa la sua morte. Però diciamo anche una cosa, questo si chiama arancino perché è a punta. Se voi andate nella zona del Pellegrino la chiamano arancina perché è rotonda, però non ha, non ha un nome biblico che bisogna rispettare, capito? Perché in sono cose sì, diverse. Sono le cose proprio precise. Tu hai offeso tutta Messina prima. Diciamo la verità ogni tanto. No, comunque sono cose diverse, perché l'arancino è proprio diverso anche nel modo in cui lo fanno. Ok. Ok, il loro è meno salsoso, ha meno salsa e ha più la carne in mezzo ed è rotondo. Mentre il nostro ha più salsa ed è appunto, quindi sono due cose diverse, diciamolo tranquillamente. 40 ci ha anche regalato, gentilmente ce l'hai offerto, una bombola al pistacchio, bella, non desiderata, completamente superflua oggi, ma comunque la accettiamo. Allora, tu mi piaci, lo sai perché? Perché non c'è paura a dire stronzate. Cioè, sei un catanese che non ha paura a dire cose come le pensa. Questo per me è più buono dell'arte, quello non mi piace, Messina quello... Bravo, grazie. C'è le palle. Poi ho le mani sporche piene di frittura. C'ho le palle, va bene. Ma nei commenti poi sono tutti cazzi tuoi. Io non ho detto niente. Bravo. Vabbè, mi posso che è bello del format comunque. Apriamo la bomba al pistacchio. Porca vacca. Ragazzi, posso venire anch'io? Buonissimo. È super cremoso, veramente. Mamma mia. E Pietro che ha detto che la mozzarella qui in Catania è meglio quella a Napoli. È successo di tutto. Ma vogliamo dire la verità? Vogliamo svegliare un po' le persone che ci seguono oppure no? Posso dire? Buonissimo. Bravi, super mozzarelloso. Ma la cipollina, quanti cazzi più gli dà? Carusi, io vi ho portato qua per la cipollina. Devi sapere che uno dei piatti più famosi della cultura palermitana è il pane cameusa. Io ho sentito mille volte, ma non so che cos'è. Vabbè, è un panino fatto qui, un po' particolare. Con milza, polmone e talvolta trachea di vitello. Trachea? Sì. E stiamo andando in uno dei punti più famosi di mangiarla a Palermo. Io ho già mangiato nel Palermo Food Porn. L'ho mangiato sia qui che nell'altro considerato migliore. E tra i due sono buoni uguali. Quindi vi ho portato qua semplicemente perché è il più famoso. Queste sono tutte le cose che abbiamo detto prima. Immerse nello strutto. Sì. E nel panino poi sceglie comunque sempre un pane al sesamo molto morbido, dove poi puoi aggiungerci parmigiano o limone. Poi sceglie, c'è chi vuole parmigiano e limone. Tipo noi, limone. Sicuramente. Noi parmigiano e limone. Allora, il pane cameusa sembra una cosa proprio fuori di testa. Dici, mai mangerei mai in vita mia. Però è una delle cose più buone che mangerei. E in più non lo trovi in nessun'altra parte d'Italia. Solo qua. Come tutto il cibo in Sicilia. Esatto. In Sicilia loro fanno loro per loro. Non lo vogliono esportare. Bravi, bravi siciliani. Egoisti. No. Più o meno. Prima mattina. L'avevo detto. Prendiamo un altro. È perfetto. Dimmi, cosa ne pensi? Sincero. Stiamo facendo il video più bello del canale. È vero. Allora, a Catania ci torniamo dopo. Ok. Però, prima, ti volevo portare a fare una scappatella qui un attimo nel Tempio del Pistacchio. Perché siamo arrivati proprio qui a Bronte. Guarda, secondo me è un posto che chi sta guardando il video un po' lo conoscono. Vabbè, direi leggermente però, forse così, sentito dire. Forse, quindi per curiosità, a Bronte che si mangia? Vabbè, siamo sempre in Italia, quindi pizza, pasta, vabbè, Catania, quindi arancini, però leggermente spolverata di pistacchio, solo poco poco. Leggermente, vero? Sì, sì, poco poco, giusto per assaggiare. Andiamo a mangiare. Carusi, quindi vi ho portato a mangiare in questo perché ristorante. Perché Carusi? Perché... Si dice Carusi qua? Sì, io dico sì. Era tipo ragazzi, uguaglio tipo, no? Ah, okay. Caruso. Carusi, sì, Carusi. Ok. No, si usa al plurale, non il singolare. Ah, Carusi. Esatto, esatto, così. Comunque, il ristorante Peperosa è proprio sul corso principale di Bronte, quindi è proprio al centro. Ma domanda, tu mi dovrebbe essere il miglior posto a Bronte dove mangiare? Sì. Ma chi è? Ma ce l'avranno il pistacchio? L'hanno già dato tutto via in tutta Italia? Non lo so, chiediamo. Se no non entriamo nemmeno. C'è un po' di pistacchio avanzato, per favore. Direi che non ha senso nemmeno entrare. C'è, sì, ok. C'è? Allora entriamo, dai. Vai, vai. Allora, posso dire una cosa? Bruschetta, pesto di basilico, vero? Sì, di basilico, immagino. Guarda, io prendo quella grande perché non si sa sì, mai. Sì, no, lo prendiamo leggeri. Allora, no, ma accompagniamo questo discorso con un... Allergico al pistacchio? Sì. Infatti, l'avevo notato? Bollicine, sì. Non è c'è troppo pistacchio. No. Perché è buono il pane, vero? Sì, ma è un peccato, perché il pane era buono, però l'hanno rovinato.
posso dire una cosa? Mm. L'odore anche, il pesto secondo me è meglio a Genova. Ma c'è l'odore di basilico, infatti l'hanno messo sopra perché è, te l'ho detto, è pasta col pesto di basilico. Immaginavo, si vede la granella di basilico. Si sente anche l'odore. Io immagino la gente che sta guardando questo video, tipo... Ma allora erano pronte, Allora iniziamo, quindi abbiamo... Questi sono rigatoni con crema di pistacchio, granella e stracciata di bufala. Questa è la pistacchiosa, si chiama. Norma, quindi salsi pomodoro, melanzane fritte, ricotta salata e granella di pistacchio. E quelli degli gnocchi con gamberi e tutta la roba di pistacchio. Gamberone e la stessa crema di pistacchio. È lo gnocco pistacchioso, perché in realtà la pistacchiosa di solito si fa anche con il gambero. Posso dire ufficialmente, una delle 5 migliori paste pistacchiose che ho mai mangiato, e ne ho mangiate tante. Ragazzi, questo col gambero è 18 più buono. Che ci hai cucinato? E guarda che spettacolo, girella di vitello, vitello? Giusto? Sì. Con... Sei un food vlog. Ti volevo ricordare che fai il food vlog. No, vabbè, scrocco un po' di cena. Con crema di pistacchio e granella, dai, vabbè, pronta. Che bella caponata, mi piace. Guarda, sono quanti pistacchi produce Bronte all'anno? Almeno 3. No, secondo me è una decina. Cioè, una decina di alberi ci sono, quindi saremo su 800 grammi ogni anno. Ah, comunque, se vi interessa, Bronte produce circa 34.000 quintali di pistacchio. Sono così. Numeri che talmente che non mi riesco a immaginare che dico... Ah, è il posto con più export del mondo. Se ne fanno così tanto, una cassetta ce lo mangiano magari, che magari. Dite? No, chiediamo qua in zona un contadino. Me la porterei a casa. È capito? Si fa il pacco express. Ho portato Tesla da Capo Nord fino a Modica, al sud della Sicilia. Prossima tappa è il Sudafrica. E la cosa comoda è che ci sono le colonnine anche qui. Ma guarda qui che figata. Vai direttamente qui sull'app. Start ricarica. Satispay. Autorizza. Conferma. E parte direttamente la ricarica. E infili. Quindi noi adesso siamo in ricarica. Siamo in ricarica. Ed è anche molto veloce questa colonnina, comunque, tra parentesi. Anche comoda, 20 kW. Abbiamo pagato con Satispay. Possiamo andarci. Fatto, no, già in carica, possiamo andare tranquillamente. Io te l'avevo già detto che sarebbe arrivato ovunque, Satispay comunque, e che ci avremmo fatto di tutto. Due tasti e ho finito. Allora, Giovanni, tu ti chiederai perché mi hai portato qui? Allora, Modica io la conosco per il cioccolato, però so che il locale storico, mi hai detto, è da un'altra parte. Da un'altra parte, questo è un luogo a cui sono legato a livello affettivo. Ok. Ok. C'eri macchiato? No. No, non si può dire. Io passando per questa strada ho visto proprio, ecco, le strade che facevo da quando ero piccolo. Okay. E quindi, ecco, c'è stato quel momento di emozione che ci contraddistingue. C'è rimorchiato sicuro, perché questi occhioni azzurri conquisterebbe ogni donna. Pure tu c'hai l'occhio azzurro. Oh. Fratelli. Sì. Ma l'ho assomigliato, sbaglio? Scelta per non pensare. Lui mi ha rimorchiato proprio qui. Cosa mi compravi sempre qui? Qui compravo sempre io, tu e mia nonna. Passavamo da qui, non sto scherzando, c'era anche lei. Passavamo da qui e andavamo presso il mio liceo. E poi dopo che appunto riempivamo il mio zainetto di focacce. Riempivo il zainetto? Ma pagavate? Sì, ovviamente. Ah, ok, no, perché riempivo il zainetto. Ragazzi, qua sono le scacce più lunghe di Modica. Di solito? Non guardiamo. Hai visto? Ma di cosa stiamo parlando? È una farina di semola semplicissima, una pasta sottilissima, molta su se stessa, che racchiude appunto questi immensi sapori. Ok, questo format ci ha appena fatto scoprire un cibo nuovo. Ragazzi, questa è la mia preferita. Qual è questa? Ricotta e salsiccia. Questo è un piatto di Modica, quindi oltre al cioccolato c'è anche questo. Grazie amore. Posso fare una domanda? Una pura curiosità, che io sto a fare sto giro e chi mi doveva fare da guida mi ha dato buca. Qual è la miglior cassata siciliana che posso fare a Palermo? Costa. Costa. Pasticceria Costa, sì. È la più buona? Sì. Allora vado lì, grazie mille, vado subito. Ciao, grazie, buona serata. Ciao. Giornata. Ci stiamo fidando di un vero palermitano. Ha detto che secondo lui la migliore è Costa, andiamo a chiedere se è la migliore. Ci ha mandato un ragazzo, a caso, visto, e ci ha detto che qui c'è la miglior cassata di Palermo. È vero? Sì, è vero. Okay. È vero, non lo devo dire. No, tu devi essere fiero, dire sì. Questa è proprio la miglior cassata di Palermo. 9,60.
Fatto. Allora Frank, ricapitolando, gelo al melone, che sarebbe succo di cocomero, amido di mais, poi c'è la cannella sopra, il cioccolato, il pistacchio, è molto famoso a Palermo, uno dei piatti più tipici. La cassatina che siamo abituati a vedere noi al nord. Questa è... Io conosco questa non la conoscevo. Perché tu di Napoli conosci questa, noi al nord, tu hai mai visto una cassatina così? No, vero? Tu che è di Roma non l'ha mai vista. Per esempio noi vediamo sempre questa evisiazione con pasta di mandorle e ricotta dentro. Mentre qui abbiamo anche il pan di Spagna ed è proprio quella classica. Ok. Guarda, io super curioso. Ma non è buona. Ma non è buona. Sai che la cassatina è una di quelle cose che o la ami o la odi. La ami. Non puoi dire no. Troppo buona fa. È buona ma non mi piace, cioè. Mi dissocio fortissimo. Sono gusti particolari, non è indifferente un sapore così forte. Come fai a dire che è buono il cacciolo? Io questo sono curiosissimo. Ah, ma è gelatina? Sì. Amido di mais, sotto al cocomero. Per te è ancora più particolare. Allora, sono dolci che non sei abituato a mangiare, sono particolari. Se ti piacciono tagli, se non ti piacciono che ce devi qua. Per esempio questo non fa impazzire. Mentre quella mi fa morire. A me questo piace un po' di più. Andiamo avanti e andiamo a mangiare il cannolo alla piana. Ok, quello così, quello così recuperiamo. Okay, tu hai fatto un errore. Mi hai detto che questo era il gelato al pistacchio migliore che mangerò al mondo. Allora, non ho sparato così alto. Hai sparato al pistacchio, hai detto il gelato migliore al mondo. Ho detto molto buono, però ora ti lascio giudicare. Comunque è un'istituzione, cioè qua quindi bisogna venire. Tu da Catania puoi venire da Bronte solamente per mangiare il gelato? Molta gente lo fa, solo per venire da Caffetteria Luca. Sono le 4 di pomeriggio di una domenica, ci sono 45 gradi e tutte queste macchine sono per un bar. Tutte. Ok? Hai un po' capito. Mi sono fatto l'idea. E non è l'unico bar di Bronte, quindi potevano anche scegliere altro. Ok. Una bella istituzione, vuol dire che è buono, dai. Sono venuto fino da Milano solo per provare il gelato. Gianduia o fragola? Al caffè. Ah, grande, no, è un'ottima famosa scelta. Bronte il caffè, no? Vero, sì, sì. Allora, tu hai detto, testuali parole, sarà il miglior gelato al pistacchio della mia vita. Così mi metti in tensione, però. Il troppa mio tensione. Cibo preferito dolce è il gelato. E io il gelato al pistacchio mangio ovunque, perché per me è la cosa più buona che c'è. Sarò banale nel dirlo, sì, mi piace il gelato al pistacchio. Secondo me all'altezza di questo lo trovi in Afghanistan, in Turchia. Gelato al pistacchio del genere. Prima era tutto all'altezza di un buon ristorante, ma non eccedeva in nulla. Questo gelato non ha uguali. Ah, finalmente, sento qualcosa di positivo. È il gelato più buono. È il gelato più buono della mia vita. No, non ci crede nessuno. Non sai perché? Perché oltre che buono il gelato c'è sta cannella sopra. Che è spettacolare. Che è spettacolare. Questa è un'intervista, ci dica, è buono? È il gelato più buono della mia vita. Sta molto di latte. Signori, passiamo alla linea a casa. Questo video può concludersi col gelato migliore che abbiamo mai mangiato in vita nostra. Linea allo studio. Vi ho portati qui. Ah, buon aiuto. Qua. Sì. Buon aiuto, molto famoso questo. Buon aiuto. L'ho visto su internet, mi sembra. Buon aiuto è famosissimo, Monica. Quando si parla qui, si parla seriamente. Ah, adesso, no, no, non ridere. Non si tirano schiaffi alle persone. Ma sei scemo? Sta partendo la rissa qua. Oh, raga, basta. Allora, io qui ho un botto di tipologie di cioccolata, che sono quelle che mi caratterizzano di più. Questa qui è con, ricordi? Cannella, vaniglia. Cosa cambia però tra una barretta di cioccolato normale e quella modica? Che non c'è latte, è solo pasta di cacao e zucchero. Come lo rende il cioccolato questo? Più farinoso, più ti resta più in bocca, molto presente. La cannella si sente tantissimo in questo, così come la vaniglia. E qui abbiamo questi bonbon. Col peperoncino. A me piace un botto, la cioccolata farinosa è veramente buona. C'è un po' di Dubai. Ecco io. Sono ufficialmente i miei cioccolati preferiti in tutta la vita. C'hanno pure 10 proteine su 100. La proteico. Cioè non è la cioccolata che siamo abituati a mangiare. Guarda qua lo zucchero come sì. Cristallino. Si vede proprio lo zucchero. È cristallino. Io ho già mangiato cioccolato di Modica. Ma sono loro che sono particolarmente buoni. Quello sono famosissimi. Porca vacca, è il miglior cioccolato della mia vita, senza dubbio. Carne e cioccolata. Ma chi è che si è inventata una cosa del genere?
la marinara napoletana. Una carne. Vero, il napoletano si chiama. Sembra quasi un coglione. Però è ancora un coglione, però. Sono servito a qualcosa. Ho fatto fare il bello nel video. Tutto veramente. E a mangiare, ragazzi. Mi sento uno stronzo, sta due con gli occhi azzurri. Faccio miele un sacco. Oh, saranno stati 45 minuti in macchina per arrivare a Piana degli Albanesi, ma pure il paesaggio ne vale la pena, Molto ora, bello. Ci hanno consigliato due posti dove mangiare i cannoli. Due. Uno è buonissimo, l'altro è super buonissimo. Ora dobbiamo capire qual è tra i due il più buono. Proprio a fare la sfida. Andiamo, dai. Che sfida, Goliath. Un chilo e sette. Vabbè, ma adesso per me. Siamo andati direttamente all'extra bar e noi volevamo farne due di cannolerie. Il problema è che abbiamo trovato il cannolo gigante. E chi siamo noi per non farci un cannolo gigante, da grandi fan? Oh, no, vabbè. C'è da dire che siamo a digiuno da ieri a pranzo solamente per mangiare questo. Oltre ad essere gigante, è veramente troppo buono. Io me lo ricordavo così buono. Posso dirti una cosa? Sì. Ne valsa la pena. Quanto ne valsa la pena? Quanto ce lo finiremo entro? Quanto? 20 minuti di salita? Comunque, devo dire una cosa. In Sicilia, come in tutte le altre regioni, ci sono tantissimi posti dove andare a vedere. Per esempio, dovremmo arrivare a Mazzara per mangiare il gambero. Dovremmo arrivare in tantissimi altri posti e provare tantissimi altri cibi. Però, insomma, il video sarà già durato un'ora. Una certa. È anche il tempo è finito. Sei l'unico a cui servono due giorni per farmi mangiare nella propria città. So che è normale, però insomma io ti avevo detto tre cibi, dove mi hai portato oggi? Allora, guarda, a Catania non puoi smettere di mangiare, quindi anche oggi abbiamo tantissimo da mangiare. Siamo da Canusciuti. Perché ti ho portato qua? Già l'arancino l'abbiamo mangiato, il classico al ragù, però ti ho portato qua perché a me fanno impazzire i loro arancini che ti propongono per esempio al pesce, oppure il mio preferito qui con la carne di cavallo. Che ne hanno tanti, vero? Allora, ne hanno tantissimi tipi, sono veramente tutti di qualità altissima, cioè te lo dice un catanese che di arancini ne mangia ogni 15 minuti. Una cosa che non sapevi? Tu sei arrivato qui tutto convinto, ti porti in un posto buono. Tu sai che già sono stato a Catania? Sì. Due volte? Sì. Perché ci avevo già mangiato. Ah, questo già che è buono. Vabbè, confermiamo allora. Con cosa iniziamo? Tutte e due? Due mine. Io ne ho portato uno e uno. Ovviamente c'è il refill. Ma se li mangiati tutti? Però mi sa che dopo qui dovremmo fare un versus food. Fate spoiler. Non diciamo nulla, diciamo, poi lo vedranno, lo vediamo prossimamente. Il pepicino e questo è testa di moro. Testa di moro e pepicino. Grazie mille. Vai. Guarda minchia, come questa è carne, fine. Minchia, oh fra, ole, oh fra, ho aprito. Carne di cavallo, pronto. Ciao fra. Molto particolare, è incredibile. Cavallo, formaggio, è molto pieno questo, a differenza di quello di ieri. La carne di cavallo è tenerissima ed è difficile riuscire a farla così tenera. Perché di solito la carne, cioè è facile che ti venga un po' duretta, perché è poco grassa, però questa carne di cavallo è cotta benissimo. Ma quasi un arancino proteico, però non sembra così tanto proteico. Un po' più light, per l'estate, dai. Allora, questo sarà l'ultimo cibo che mangiamo insieme, Quasi mi mancherai. Gira questa voce qui. Gira questa quindi voce. Forse sarà, è la a me la Sicilia mi ha almeno fatto prendere 5 kg. Vabbè, a me tutti qua. Mamma mia. Ma poi c'è il gambero. Che odore. C'è il gambero marinato. Vai. Appena fatto. Poi il nero di seppia, dai. Spettacolo. Allora, questo lo puoi trovare solo qui. Io infatti ti ho portato qua per questo. Con un arancino del genere lo trovi solo qui. Forse io sono veramente entrambi troppo buoni. Cavallo è buonissimo, a livello superiore. Ma questo pure spacca. Oh. Pesce e carne. Complimenti. Tanti auguri. Hai scelto bei posti. Ora cosa che. Tour a Catania, torneremo. Settimana prossima già puoi essere qua. Mi hai fatto mangiare. Forse anche troppo. Sei quello che mi hai fatto mangiare di più in tutto il film. Matteo, ti correggo. A ricreare, non mangiare. Che vuol dire? Hai goduto proprio. Hai goduto alla grande. Però io una domanda devo fartela. Vai. Sai che il format è collegato da una linea? Sì. Ogni regione ha qualcosa da offrire. Nel nostro caso in Sicilia abbiamo tanto da offrire, no? Sai che c'è sempre di più, non puoi farla vedere in poco tempo, il video sarebbe stato di 3 ore. Va bene,
ma per te, a parte quello che abbiamo mangiato, cos'è la Sicilia? Guarda, secondo me la Sicilia è uno dei pochi posti, ha il filo conduttore in tutta l'Italia, che abbiamo un panorama spettacolare, un cibo incredibile. Nella Sicilia si aggiunge anche il fatto che le persone ti tratteranno come se fossi loro figlio in qualsiasi momento. Tu vieni in Sicilia da turista per cercare quella caratteristica che ti manca al nord. Noi qui, non voglio generalizzare, ma noi qui produciamo qualcosa per noi siciliani. E distribuirla a te, o comunque fartela assaggiare, o comunque fartelo vedere, per noi è donarti un pezzo di storia, una parte di noi stessi e della nostra tradizione e del nostro vivere, sicuramente questa regione che ha tantissimo altro da offrirti. Ti auguro di viverlo come hai vissuto qui in questo. Cazzo profondo. Cazzo, mi sei piaciuto. Grazie. Se tu, anche se sei un turista, parli inglese, parli turco, qualsiasi lingua, il personaggio che trovi alla pescheria, che trovi al mercato, ti tratterà sempre, ti farà fare gli assaggi anche se non acquisti nulla, solo per farti provare il gusto della Sicilia, per farti innamorare di ciò che ti può offrire. E questo secondo me è il valore più grande che abbiamo noi in Sicilia, anche perché poi la cornice in cui lo mangi è unica. Ci siamo accorti. Bravo, mi hai fatto mangiare bene e mi ricorderò Catania anche grazie al tuo aiuto. Guardi qua. Grande. Sei pure quello con cui siamo rimasti più tempo, infatti cominciavo a odiarti un po'. È perché sei stessa amico, cosa anch'io, è perché sei amico di Matteo Di Cola. No, amico, non mi mischiare con questa gente. Bravo, bravo Giuseppe. Grazie per averci accompagnati. Grazie a te di averci accompagnati. Ecco, diccelo allora. Okay. Ah, giusto, grazie per averci accompagnati. Still remember when our hearts tuned up.